non crediamo che con le iniziative culturali si possa fare rivoluzione, però scrivere rivoluzione in una situazione come quella attuale ci sembrava un buono stimolo per tutti quelli che avremmo poi invitato. Scrivere rivoluzione a tutti i costi, scrivere, capito? Almeno confrontarsi quasi con la parola rivoluzione, finalmente strappata ai copyright che ci abbelliscono le pubblicità un po' dovunque. E scrivere rivoluzione a tutti i costi, perché noi abbiamo sempre messo la parola rivoluzione in ogni sottotitolo. Nel 2009 sembrava un po' una provocazione, adesso la parola rivoluzione la troviamo su tutte le prime pagine dei giornali, e quindi è abbastanza curioso quello che è successo negli ultimi 2 anni. Per il resto mi sono accorto, senza volerlo, abbiamo preferito esponenti dalla grande provincia italiana questo giro, a differenza delle altre edizioni che erano molto più metropolitane. Scrivere rivoluzione a tutti i costi vuol dire esprimere un pensiero, una posizione da un punto di vista artistico su questo argomento per chi si occupa di cultura, che sia musica, che sia scrittura, che siano altre arti. Beh, abbiamo iniziato con Giuseppe Culicchia. Giuseppe Culicchia diciamo che negli ultimi 2 anni ha cambiato un po' modo anche di interpretare e di vedere il mondo, il nostro mondo terribile, che è quello del mercato editoriale italiano. Anche lui ha cominciato a criticarlo, e appena criticato da in alto da grande star è stato praticamente considerato un appestato, più o meno così. Allora abbiamo iniziato con lui perché questa edizione volevamo buttarla parecchio contro il modo di fare narcisistico, oppure dell'individuo su di tutti, prima io, no? Che c'è comunque questo carrierismo forte, atroce, che stritola il mercato editoriale, no? Nostrano. E quindi ci sembrava interessante iniziare con questo tocco qua, però è un po' lunga, non ce la faccio a raccontarvela adesso, abbiamo iniziato soltanto dal primo, capito? Produci, consuma, crepa. Produci, consuma, crepa. Produci, consuma, crepa.